Ministro Speranza, dal 29 novembre la Liguria sarà zona gialla. Totti, tiriamo un sospiro di sollievo. Covid-19, aumentano i contagi in provincia, sono 130, due decessi in ASL 5, tra questi un uomo di soli 48 anni. Inaugurata la stanza degli abbracci, la prima in Liguria alla RSA Sacro Cuore di Brugnato. Lo spezzino Roberto Centi è il primo presidente della Commissione Antimafia del Consiglio regionale. Lo Spezia in trasferta a Cagliari in cerca di conferme, niente picco con la Roma a gennaio per la Coppa. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TLS Giornale. Andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie della giornata. In apertura il ministro della Salute Roberto Speranza, che firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l'area gialla per tutta la Liguria. A comunicarlo in una nota è il Ministero della Salute, che precisa l'entrata in vigore dell'ordinanza, ovvero dal 29 novembre. Grazie al grande sforzo del nostro sistema sanitario e ai tanti sacrifici dei liguri e di tutti noi, i dati in questi giorni sono sensibilmente migliorati e ci hanno portato a questo risultato, ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Totti con un post su Facebook. La guardia resta altissima, ma oggi tiriamo un sospiro di sollievo e ci concediamo un sorriso, ha concluso Totti. E ora passiamo ai dati del contagio da Covid-19 nella nostra provincia e in Regione Liguria. Non si allenta la morsa del Covid in ASL 5. Oggi il bollettino ha registrato purtroppo tra le vittime un uomo di soli 48 anni e un uomo di 87 anni, deceduti entrambe all'ospedale di Sarzana. In base all'aggiornamento delle schede decessi, in tutta la Liguria si registrano 14 nuove vittime. Mentre i nuovi contagi in provincia sono 130, si registra quindi un forte aumento rispetto ai 51 nuovi casi riscontrati ieri. 34 sono da contatto di caso confermato, 95 sono stati riscontrati dalle attività di screening e uno nel settore sociosanitario. A livello regionale il totale dei nuovi positivi è di 606 a fronte dei 5.532 tamponi refertati. Nello spezzino continuano a scendere ancora i pazienti ricoverati in ospedale. Sono 129, un calo di 5 casi nelle ultime 24 ore. Continuano a scendere anche i pazienti in terapia intensiva, ora a quota 10, un ricovero in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in provincia sono quindi 2014, 55 in meno rispetto alla giornata di ieri. Le sorveglianze attive sono 722. Ed è di ieri la notizia che a breve saranno effettuati i tamponi rapidi ai lavoratori del cantiere Fincantieri del Muggiano, un provvedimento richiesto da tempo dai sindacati confederali e sollecitato anche al Ministro della Salute Speranza dalla Presidente della Commissione Trasporti della Camera, l'Onorevole Raffaella Paita. I dettagli nel nostro servizio. È di oggi la buona notizia che dopo la grande mobilitazione dei sindacati e dopo l'interrogazione che ho presentato al Ministero della Sanità, la vicenda dello screening del Covid-19 nella realtà della Fincantieri è finalmente arrivata ad una soluzione. Partiranno questi screening e finalmente i 3.500 lavoratori che sono in qualche modo coinvolti in questa vicenda avranno la possibilità di avere dei controlli rapidi e dei controlli che garantiscano il loro lavoro in sicurezza. È stata una bella e giusta battaglia condotta insieme dai sindacati e dalla sottoscritta. Sono felice che sia arrivata ad una soluzione. Sono felice che i nostri lavoratori possano andare al loro lavoro in sicurezza, perché questo è il nostro compito, risolvere problemi e combattere contro ingiustizie che sarebbero diventate in questo caso gravissime. Restiamo sulla sanità. È stata inaugurata dalla RSA Sacro Cuore di Brugnato la prima stanza degli abbracci in Liguria. La struttura permetterà un contatto diretto, ma in sicurezza, tra gli anziani ospiti e i loro familiari. Il servizio di Laura Ivani. Anna Maria e la figlia Cristina non si incontravano dallo scorso febbraio a causa del Covid. Oggi hanno potuto guardarsi negli occhi e stringersi. E così potranno fare i parenti degli ospiti della RSA Sacro Cuore di Brugnato, che oggi ha inaugurato la prima stanza degli abbracci in Liguria.
Si tratta di una struttura che permette un contatto diretto ma in sicurezza tra gli anziani ospiti e i loro familiari. La stanza è stata collocata su una uscita della casa di riposo, ha una parete in plastica trasparente dotata di speciali maniche che indossate permettono di accarezzare, abbracciare, stringere le mani. Abbiamo pensato e alla fine è nata l'idea di creare questa camera, diciamo, mobile, in modo da poter permettere, ecco, che effettivamente si possano vedere di persona e anche abbracciarsi, perché, ma come si chiama, va benissimo il telefono, benissimo lo smartphone, tutte cose bellissime, però una cosa è guardarsi negli occhi e dirsi che ci si vuole bene, oppure anche un abbraccio. I parenti potranno prenotare la loro visita, che avverrà in un ambiente sanificato e con la giusta privacy, perché dopo mesi di distacco un abbraccio diventa una medicina potente. È molto importante, anche perché noi, al di là del Covid, di tutto quello che è successo a marzo e aprile, poi abbiamo avuto nei pazienti che sono guariti, nei pazienti che non si sono contagiati ma che abbiamo dovuto per forza isolare dentro la struttura, abbiamo avuto delle grosse depressioni. I nostri pazienti sono pazienti molto fragili, sia da un punto di vista fisico che soprattutto da un punto di vista psicologico. Hanno necessità di avere intorno a loro una situazione che si sentano un po' coccolati, che possano avere il rapporto con i loro familiari. ASL 5 ha espresso parere favorevole all'iniziativa con la speranza che possa essere presto replicata anche in altre RSA e anche nelle altre strutture che fanno capo alla Fondazione San Venerio. Direi che è veramente un particolare interessante, perché il poter permettere all'anziano e ai parenti soprattutto e a chiunque di noi, ecco, di poter avere nuovamente questo contatto, anche chiamiamolo fisico, sia pur con una minima barriera plastica, è importante, perché questo appartiene proprio all'espressività della persona e abbiamo sentito quanta difficoltà ci sia stata in questo periodo, però questi sono modi veramente per almeno alleviare questa difficoltà, nella speranza che presto ci si possa veramente riabbracciare. La RSA Brugnatese durante la prima ondata era stata colpita da un numero elevato di casi, ma è sempre riuscita a garantire il contatto tra famiglie e pazienti attraverso le videochiamate. Ma con un abbraccio e una carezza è tutto diverso. E ora ci spostiamo alla politica. Sono stati eletti questa mattina i presidenti e i vicepresidenti della prima, seconda, terza, quarta e quinta commissione del Consiglio regionale Ligure. Sarà Lilli Lauro, presidentessa della prima commissione Affari Generali, Istituzionali e Bilancio. Presidente della seconda commissione Salute e Sicurezza Sociale è Brunello Brunetto. Eletto invece alla terza commissione Attività Produttive, Cultura, Formazione e Lavoro, Alessio Piana. Domenico Cianci, nominato come presidente della quarta commissione Territorio e Ambiente, con Davide Natale Spezzino come vicepresidente. Sarà invece Fabio Tosi, presidente della quinta commissione Controlli e Verifica Attuazione delle Leggi e Pari Opportunità. È invece lo spezzino Roberto Centi, il presidente della sesta commissione antimafia del Consiglio regionale. Tra gli obiettivi principali del neoletto, tra questi anche un monitoraggio per determinare la natura del fenomeno mafioso in Liguria. I dettagli nel nostro servizio. È arrivata alla sua carica presidente della Commissione Antimafia del Consiglio regionale, una commissione istituita da nuovo perché è stata creata. È stata creata alla fine della legislatura scorsa, della consigliatura scorsa, per monitorare e studiare i problemi mafiosi in Liguria. La Liguria è una terra apparentemente lontana dalle mafie, in realtà l'infiltrazione in Liguria della mafia è superiore a quello che si possa credere. E quindi il Consiglio regionale ha inteso istituire questa commissione non solo per studiare il fenomeno in Liguria, ma anche per fare opera di prevenzione presso le giovani generazioni e in generale nella popolazione. Ecco, in dettaglio, come Presidente, quali sono gli obiettivi che si è posto?
Tre obiettivi soprattutto. Il primo è di organizzare la Commissione in modo tale che possa svolgere i lavori in modo agile e produttivo, interagendo bene con i territori di tutte e quattro le province liguri. Il secondo è quello di incentivare, come dicevo, la prevenzione presso le giovani generazioni. Il terzo e più importante è quello di monitorare i fenomeni mafiosi in atto nel territorio, non solo mafiosi in senso stretto, ma anche di corruttibilità in senso generale, per poi fare delle proposte di legge che possano essere approvate dal Consiglio regionale. E invece sullo studio, sulle norme della confisca dei beni mafiosi? Beh, questo è un altro tema importante. I beni mafiosi sequestrati e già avviati a nuovo uso sono moltissimi in Liguria. Penso che sia un grande segno di civiltà poterlo fare, mettere a disposizione della popolazione, anche nelle fasce meno abbienti ed anche per istituzioni importanti o per enti o per associazioni, beni che sono stati ottenuti illegalmente e appunto attraverso legami di mafia. È stata approvata oggi dalla Giunta regionale Ligure la ripartizione di oltre 2,7 milioni di euro per lo sviluppo della raccolta differenziata. Le risorse sono state ripartite in base al territorio provinciale e nella provincia spezzina arriveranno circa 500.000 euro. L'obiettivo, secondo Regione Liguria, è quello di finanziare interventi di ampliamento e di adeguamento di centri per il conferimento di rifiuti differenziati e la progettazione di centri per il riuso. Passiamo alla cronaca. È stato arrestato il terzo aggressore dell'efferata violenza ai danni di un 45enne spezzino accaduto nel quartiere Umbertino lo scorso 22 ottobre. Ma facciamo il punto della situazione nel servizio di Carolina Cardetti. Arrestato il terzo autore dell'aggressione a scopo di rapina avvenuto il 22 ottobre scorso nel quartiere Umbertino della Spezia. Durante quella notte un 45enne spezzino era stato aggredito brutalmente con calci e pugni dopo aver rifiutato delle sostanze stupefacenti da un gruppetto di cittadini stranieri. La vittima era stata poi soccorsa e trasportata all'ospedale della Spezia. Le indagini da parte della polizia hanno portato all'arresto di due dei tre aggressori il 17 novembre scorso. Grazie agli ulteriori sviluppi, gli agenti sono riusciti ad identificare anche il terzo responsabile dell'aggressione. Si tratta di un 34enne di origine dominicana, irregolarmente soggiornante in Italia, a cui era stato recentemente revocato dal questore della Spezia il permesso di soggiorno per motivi di pericolosità sociale. Il relativo fascicolo è stato posto all'attenzione dell'ufficio immigrazione della questura, per provvedere al suo allontanamento definitivo dal territorio nazionale. Successivamente è stato identificato anche l'autore del filmato che quella sera, a bordo di una macchina, ha immortalato la brutale aggressione per poi divulgarla su WhatsApp. Si tratta di un 21enne italiano residente alla Spezia con precedenti per spaccio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. A ragazzo è stato contestato l'omissione di soccorso e di aver adottato un comportamento che ha ostacolato l'identificazione degli aggressori. Con l'arresto del terzo colpevole si è chiuso definitivamente il cerchio attorno ai responsabili del brutale pestaggio. Restiamo sulla cronaca. È scoppiata una lite in un'abitazione tra due cittadini in Viale Italia alla Spezia. La vicenda è accaduta ieri alle 22 e ha visto protagonisti due amici. Dalle prime indagini della polizia è risultato che i due, dopo aver scherzato e bevuto, hanno improvvisamente iniziato a discutere con calci e pugni. Uno dei due, un uomo di 32 anni, è caduto rovinosamente per le scale dopo che la sua compagna, per porre fine alla lite, li ha cacciati entrambi fuori di casa. Il 32enne ha riportato una frattura al volto e alla mano, mentre l'amico con lui una frattura al setto nasale. Entrambi hanno rifiutato ulteriori cure sanitarie. Cambiamo argomento, al via agli interventi straordinari sui sentieri del Parco delle Cinque Terre. In programma la riqualificazione dei sentieri da Corniglia a Monterosso. Il sentiero numero 509 da Monterosso al Santuario di Sovione e il sentiero numero 586 da Volastre a Case Pianca, nei pressi della località Porciana. I principali lavori, che comporteranno temporanee chiusure dei tratti, consistono nel rifacimento della pavimentazione di disestata o mancante, la ricostruzione di muri a secco e di sostegno, ma anche di gradini in pietra, la sostituzione di staccionate e la sistemazione di canalette in legno per le acque meteoriche. Il termine degli interventi è previsto per il 28 marzo 2020.
Sono state approvate dalla provincia della Spezia alcune pratiche relative alla gestione della viabilità spezzina e alla manutenzione stradale, in particolare l'aggiornamento del piano opere 2020-2022 e del piano dei servizi forniture 2020-2021. La variazione prevede una serie di integrazioni al piano stesso dovute a nuove opere sviluppate dalla provincia in questi mesi o una serie di interventi che proseguiranno anche il prossimo anno attraverso un finanziamento di circa 2 milioni di euro. Previsti interventi però anche per l'adeguamento degli edifici scolastici alle nuove norme Covid per un investimento di circa 500.000 euro. Ed è stato aggiornato dal Comune della Spezia il numero unico dedicato alle segnalazioni sulle manutenzioni stradali e delle aree verdi. Da oggi, chiamandolo 0187 72 77 77, si potranno segnalare guasti e malfunzionamenti inerenti anche all'illuminazione pubblica. Per le prime due opzioni il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, mentre il call center dedicato all'illuminazione pubblica è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E a partire da questa mattina circa un'ottantina di banchi del mercato di Viale Garibaldi, per decisione dell'amministrazione Peracchini, si sono trasferiti nel quadrilatero compreso tra Via Diaz, Via Chiodo, Viale Mazzini e Via Cadorna. Gli ambulanti, rispetto alla nuova sistemazione, sono divisi tra soddisfazione e malcontento. Sono andati questa mattina a fare un sopralluogo Vimal Carlo Gabbiani e Sergio Diofili. A partire da questa mattina 85 banchi del tradizionale mercato del venerdì si sono trasferiti nel quadrilatero compreso tra Via Chiodo, Viale Mazzini, Via Codorna e Via Diaz. Un'operazione decisa dall'amministrazione comunale per avere maggior spazio tra i banchi, per aumentare lo spazio per il passaggio delle persone e così ridurre il rischio di assembramento. Il mercato ha cambiato sede, però continuate a frequentarlo. Sì. Quello sì. E vi trovate bene? Sì, abbastanza bene. Una decisione è quella dell'amministrazione comunale di trasferire qui parte dei banchi del mercato del venerdì che fa molto discutere gli ambulanti. Un cambiamento che voi operatori dite? Positivo, il cambiamento è positivo al 100%. Quello che dispiace è che il mercato è stato diviso in due. Se poi in un futuro, finito il Covid, finito tutte queste problematiche, riusciremo a stare uniti, sarebbe la più bella cosa di tutti. Perché c'è più distanza fra i banchi, sì, più spazio per il passaggio delle persone. Così il mercato rimane proprio in sicurezza sotto tutti i punti di vista, sia per il Covid, sia per se c'è un'autoambulanza da passare, per tante cose. Quindi meglio dividere il mercato piuttosto che altre decisioni come la sospensione. Era questa, o chiudi o dividevi il mercato. Quindi abbiamo optato per questa soluzione. Io personalmente non sono soddisfatto, perché se il mercato è lì per 50 anni o quando che è lì, adesso se lo sposti noi cosa facciamo qua? Facciamo la mostra per la gente senza lavorare. Il comune vi ha coinvolto in questa decisione? Avete avuto possibilità? Ha coinvolto quello che voleva lui. Io personalmente non mi hanno chiesto di andare a vedere oppure di andare. Sono andato una volta, ma quando ha preso le decisioni l'hanno presa da soli. Anche quelli che sono andati a parlare, non sono parlati per mio nome, hanno andato a parlare per i loro interessi. E restiamo sul tema del mercato del venerdì. In Viale Garibaldi sono rimasti un centinaio di banchi. Gli operatori che vivono come tutte le attività commerciali da mesi un periodo di crisi lottano contro le spese che corrono e le entrate che calano. Il servizio di Vimal Carlo Gabbiani con le immagini di Sergio Diofili. Ci siamo spostati in Viale Garibaldi dove sono rimasti 107 banchi, la situazione è piuttosto tranquilla, le persone rispettano le norme anti-assembramento, però gli operatori del mercato lamentano veramente una situazione di forte difficoltà dal punto di vista degli incassi. È da marzo che combattete contro questa pandemia che vi ha ridotto di molto gli incassi. Un terzo di prima con le doppie spese, siamo rovinati. Noi non eravamo d'accordo su questa divisione, perché dividere un mercato che è nato così, è sempre stato così da anni, cioè non va bene. Il mercato deve essere unito o in una sede o nell'altra. L'amministrazione ha avuto il tempo necessario
per organizzare meglio le cose e non l'ha fatto. È stata fatta la cosa più dannosa, cioè dividere un mercato, creando due mercati, uno da una parte e uno dall'altra. Non vi hanno coinvolto in questa decisione? Non mi hanno coinvolto niente, cosa presa proprio così alla sprovvista. Perciò, secondo me, non ha senso dividere un mercato così, quando le persone poi sono quelle, se vanno da una parte non vengono dall'altra. Mancata, diciamo, comunicazione corretta, dire che 110 banchi rimangono nella sede attuale e vengono spostati questi banchi per assembramenti, per sicurezza. Forze dell'ordine impegnate nel far rispettare le norme anticontagio durante lo svolgimento del mercato, c'è bisogno di intervenire o la gente ha capito quali sono le norme da rispettare? Sì, alcuni hanno capito perfettamente, indossano perfettamente la mascherina, altri purtroppo devono essere richiamati. Ci sono ovviamente sanzioni, alcune persone quando non rispettano le regole purtroppo, perché come vede non, magari alcuni dà fastidio e tutto, però è un obbligo di sanità comunque sia, ed è nel senso per proteggerti te, per proteggere gli altri. Comunque per ogni evenienza poi noi ci appoggiamo sempre ai vigili, alla polizia municipale, in quanto abbiamo una convenzione proprio con loro. Si accenderanno domani alle 18 le luminarie in tutta la città della Spezia, un segnale di speranza per questo Natale diverso dal solito. I dettagli nel servizio di Carolina Cardetti, le immagini sono di Raffaele Maulella. Domani saranno accese nella nostra città le luminarie. Quale è il messaggio che volete trasmettere? Sì, domani verranno accese le caratteristiche luminarie della città, non avverrà in concomitanza con la festa del cioccolato e la fattoria, però si accenderanno comunque proprio per mandare un segnale di vicinanza al mondo del commercio, alla cittadinanza intera, per appunto mandare questo messaggio di tranquillità e serenità per affrontare il Natale, che sarà comunque un Natale purtroppo diverso a causa del Covid. Però quello che vogliamo dare è un segnale di vicinanza, di pace e anche di, appunto, di serenità. Proprio a causa di questa emergenza Covid che sta colpendo il nostro paese, cosa si può fare per aiutare comunque i commercianti? Noi stiamo divulgando l'appello di comprare già come si doveva fare prima, ma ancora di più in questo momento, sotto casa, nel negozio di vicinato, nella bottega del nostro quartiere e della città, perché questo aiuterà sicuramente il mondo del commercio che è in crisi in questo periodo. Quindi compriamo a chilometro zero, possiamo dire, sotto casa, nei quartieri, nelle nostre botteghe, perché lì troviamo tantissime belle cose. Non compriamo e scongiuriamo gli acquisti sulle piattaforme online, perché ovviamente non aiutano in generale, ma in questo momento ancora di più non aiutano il commercio cittadino. Prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e il lavaggio dei portici cittadini. Domani, sabato 28 novembre, l'intervento interesserà il quartiere di Melara, ma anche via Veneto, lato mare, da via Foscolo a via Dalmazia. Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti ERAE si svolgerà domani in via Zara, angolo via Vappa, dalle 7.30 alle 12 e domenica 29 novembre, via 24 maggio, sempre dalle 7.30 alle 12. È online il bando della Fondazione Cari Spezia a sostegno straordinario alle associazioni senza fine di lucro ed enti religiosi per le attività svolte in ambito socio-assistenziale. L'obiettivo del bando è di supportare le associazioni senza fine di lucro ed enti religiosi che hanno contribuito nel 2020 a contrastare gli effetti negativi prodotti dal diffondersi dell'epidemia. La scadenza è fissata per il 22 dicembre alle 13 e la partecipazione è riservata appunto alle associazioni senza fine di lucro e a enti religiosi della provincia spezzina e della Lunigiana. Mentre il Comune di Sarzana ha affidato i lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione interna del Palaoche di Piazza Terzi, le partite di Serie A e di Coppa Europa necessitano di un impianto di illuminazione ad hoc e rispondente alla normativa. Presso Piazza Terzi gioca la SD Hockey Sarzana Credit Agricole, che milita nella massima categoria nazionale, perciò è necessario adeguare l'impianto di illuminazione, ha dichiarato l'amministrazione di Sarzana in un comunicato. E
domenica 29 novembre 2020 al Vio ha un cammino che unisce la città, il mare nei due versanti e la collina, iniziativa promossa dall'associazione Mangia Trekking in collaborazione con enti parco delle montagne e le regioni Toscana, Emilia e Liguria. La partenza sarà alle 9.30 dal quartiere di Fabiano e seguirà una camminata tra le vie di Coregna, Campiglia e Tramonti. L'attività è pensata per il mantenimento della salute psicofisica e per promuovere i luoghi, sostenendo anche le aziende produttive del commercio del nostro territorio. E ora lo sport con il calcio, niente picco per lo Spezia, con la Roma a gennaio, quando le Aquile affronteranno i giallorossi per gli ottavi di finale di Coppa Italia. È quanto decretato l'esito del sorteggio tenutosi oggi nella sede della Lega Serie A, con le Aquile che torneranno all'Olimpico a distanza di 5 anni. Ancora da stabilire la data della gara, mercoledì 13 oppure 20 gennaio, e l'orario anche in accordo con la RAI che detiene i diritti TV. Sempre lo Spezia, dopo il passaggio di turno in Coppa Italia, si prepara alla trasferta di Cagliari con mister italiano, che potrà contare su forze fresche, avendo impiegato nella formazione di partenza contro il Bologna ben 11 giocatori diversi rispetto a quelli utilizzati nella precedente gara di campionato contro l'Atalanta. Di nuovo a disposizione Ferrer, mister italiano dovrebbe riconfermare l'altro esterno Bastoni, Maggiori con Ricci ed Estevez a centrocampo, oltre a Farias nel tridente di attacco a supporto di Jasi e Nzola. Intanto ieri sera, voglia di Spezia, si è parlato dei progetti per lo Stadio Picco in caso di permanenza nella massima serie. Noi abbiamo avuto qualche settimana fa il sindaco ha detto entro la fine di novembre, oggi siamo, ovviamente c'è ancora tempo, la prossima settimana ci sarà un incontro con lo Spezia per capire le intenzioni dello Spezia. Ma diciamo che lo Spezia sta pensando cosa fare, ma non è del tutto convinto dall'ipotesi di comprare lo stadio al prezzo che ha detto il Comune. E ti spiego il perché. Sì. Perché tu compreresti uno stadio con un progetto già fatto, che però non comprende altre cose, diciamo, commerciali. Io ricordo, perché ero stato sul posto, che Volpi voleva fare anche lo stadio a Rijeka, ma lo stadio di Rijeka avrebbe avuto all'interno attività commerciali, se non addirittura, se non ricordo male, un albergo. Ecco, quindi, cioè, ora, se lo Spezia può fare uno stadio, ma con un suo progetto, allora sì che la cosa può diventare interessante. E quindi se uno realizzasse una struttura del genere anche sul posto, vale a dire vicino alle Cinque Terre, senza pandemia, ovvio che adesso i turisti non arrivano, però in una prospettiva futura non sarebbe una cosa... Però lo spazio lì c'è, non c'è quasi per fare questo progetto. È difficile farci un albergo. Bisogna vedere, infatti. No, ma attenzione che l'albergo sarebbe dentro alla struttura dello stadio. No, sì, però la struttura dello stadio è, diciamo, che l'unica cosa... Vai a vedere lo stadio di Siviglia. No, ma d'accordo, però l'unica cosa ora da fare di ex novo è la tribuna. Nella misura in cui si dovesse fare un bando per la vendita, ballano quei 5-6 milioni. Sì, 5-6 milioni. Benissimo. Ma lo Spezia non farebbe un passo verso questa soluzione neanche di fronte ad una gestione di 99 anni o... A tuo avviso c'è proprio una questione complessiva di progetto dal punto di vista di anche commercialità nel medio-lungo periodo? È una questione prettamente economica. Perché e soprattutto tu sai... chi decide? Volpi, Fiorani, Chisoli, chi decide? Il secondo che hai detto. Fiorani? Okay. Il secondo che hai detto. Forse. E quindi è una questione meramente economica, non c'è cuore, non c'è maglia, non c'è niente. Si può fare o non si può fare? E questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet Meteo per la Liguria. Grazie e arrivederci. Una buona serata a tutti da Paolo Bonino, vediamo le previsioni per sabato 28 novembre in Liguria. La parte settentrionale di una perturbazione che transita sul Mediterraneo interesserà la nostra regione durante questo fine settimana, in modo particolare nella giornata di sabato, con qualche pioggia. Parziale miglioramento invece tra domenica e lunedì, specie lungo le coste. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, sabato 28 novembre. Tra la notte e la mattinata, locali piogge di debole o moderata intensità interesseranno il settore centro-occidentale della regione, soprattutto
civile savonese. Qualche nevicata sulle Alpi Ligure sopra i 1500 e 1600 metri. Tempo asciutto invece dal promontorio di Portofino verso Levante. E durante il pomeriggio attenuazione delle piogge lungo le coste, dove apparirà anche qualche timida schiarita. Cielo molto nuvoloso invece nelle aree interne e sui versanti padani, con residue piogge in Valmorbida in via di attenuazione. Ventilazione moderata o forte da nord sul settore centro-occidentale della costa, debole orientale altrove. Il mare sarà stirato sotto costa, molto mosso a largo, temperature stazionarie le minime, in lieve calo invece le massime. Lungo le coste prevediamo minime tra 8 e 11 gradi, massime tra 12 e 15 gradi. Nelle aree interne minime tra 0 e 6 gradi, massime tra 6 e 9 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometroligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.